Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie come sempre per aver aderito al Focus On di questa mattina, organizzato dalla Biblioteca dei Test e quindi dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Stamattina le nostre ospiti sono la dottoressa Francesca Locati, che è psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta dell'età evolutiva, dottore di ricerca in psicologia dinamica, assegnista di ricerca e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e psicologa forense presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni di Milano, insieme alla dottoressa Marta Tironi, anch'essa psicologa, psicodiagnosta clinica e forense, specializzata in psicoterapia psicanalitica dell'età evolutiva, studentessa di dottorato in psicologia dinamica presso l'Università di Genova. Allora, il titolo del Focus On di oggi è Il bambino presunta vittima di abuso sessuale. Approfondimento e valutazione sull'attendibilità testimoniale in ambito penale. Dunque, prima di passare la parola alle relatrici, vi fornisco alcune informazioni tecniche. Allora, nel pannello di gestione del programma c'è una sezione domande attraverso la quale potete comunicare con me lungo tutto il corso del webinar. Le relatrici vi lasceranno poi uno spazio di 30 minuti prima della conclusione del Focus On, per rispondere a tutte quelle domande che avrete scritto nella sezione domande e che io porgerò loro. Per quanto riguarda le slide, invece, le condividerò con voi alla conclusione del Focus On, pubblicando un link di WeTransfer nella sezione domande che voi dovrete copiare e incollare per scaricare le slide. Passo ora la parola alla dottoressa Locati e alla dottoressa Tirone. Buon ascolto. Grazie Anita. Beh, intanto vi ringraziamo tantissimo per l'invito, ci fa sempre molto piacere essere qua con voi a riflettere sia in termini di modalità di lavoro clinico che anche oggi ci sarà un'ampia parte della nostra relazione sul tema dell'utilizzo dei test in un ambito così specifico. Quindi grazie come al solito per l'invito. Tu Anita, mi dici, stanno tutti vedendo il mio schermo, quindi in questo momento. Esatto, lo schermo è condiviso, quindi i partecipanti lo visualizzano. Perfetto. Allora, io oggi sono qua con Marta, e l'idea è di rappresentarvi un po' il lavoro che facciamo intorno al tema dell'abuso sessuale in ambito peritale. E nello specifico ci occupiamo di minori vittime di reati di questa natura e testimoni. In quest'ambito, quindi, l'idea anche di lavorare con Marta Tironi oggi era anche la possibilità di portare un po', sicuramente, come dire, un approfondimento su questo tema, ma anche di entrare un pochino nello specifico della dimensione di applicabilità. Io e Marta spesso lavoriamo in una condizione in cui di solito io lavoro come CTU, Marta spesso mi assiste in qualità di ausiliaria e quindi di esperta psicodiagnosta all'interno di questo percorso peritale. Quindi, insomma, l'idea era di rappresentare oggi anche attraverso questo dialogo con voi le nostre modalità di lavoro e razionale che ci orienta. Sia nell'incontrare questo tipo di necessità di approfondimento peritale, sia nella scelta appunto dei test da approfondire di volta in volta, anche un po' in base al quesito e in base a chi abbiamo di fronte. Quindi questo anche per contestualizzare il fatto che magari parto io rispetto a quello che è l'ambito specifico a cui ci riferiamo rispetto al tema più giuridico peritale, alla modalità con cui si gestisce la CTU e poi Marta ci illustrerà la parte più tecnica legata all'utilizzo dei test in quest'ambito e anche a quali test possiamo fare riferimento secondo appunto quelle che sono un po' delle linee guida di best practice in quest'ambito. Va bene, quindi torniamo a noi. Io vado, Marta, se vuoi aggiungere, interrompermi, fai pure. Io non vedo nessuno, quindi se mi parlo da sola e vado. Allora,
In che ambito siamo? Sicuramente in un ambito molto delicato dal punto di vista sia del contatto, come dire, più clinico umano con questi pazienti, sia dal punto di vista dell'ambito, perché ambito peritale, ambito giuridico, significa ambito in cui la nostra competenza tecnica si presta alla necessità di prendere delle decisioni e quindi, come dire, usciamo, no, dalla zona di comfort, se vogliamo, del nostro studio, del nostro lavoro clinico per aprirci a quello che è un confronto del nostro operato sia all'interno dell'ambito peritale con i consulenti di controparte, gli avvocati, sia ovviamente nell'indirizzare il nostro lavoro al giudice che poi dovrà, come dire, organizzarlo, in una presa di decisioni su quello che è accaduto. Siamo in un ambito penale, quindi ci stiamo, occupando delle situazioni in cui, si sta valutando, la sussistenza di, un reato al danno di una persona. Nello specifico stiamo parlando di condizioni molto particolari, ovvero un reato, oggi ci focalizzeremo sul reato di molestia e abuso sessuale, quindi un ambito estremamente delicato a danno di un minore. Perché stringiamo così tanto il focus? Perché è proprio un ambito in cui le nostre capacità, come dire, tecniche devono definirsi in maniera effettivamente molto specifica rispetto al perizzando che abbiamo di fronte, quindi un perizzando in età evolutiva e che presumibilmente ha subito un trauma. Ma anche la norma giuridica, il legislatore ha organizzato, come dire, la conduzione di questo tipo di indagine, perché di fase di indagine stiamo parlando, adesso vi spiego meglio, all'interno di una necessità di tutela di questo minore vittima di reato. Che cosa significa? Significa che sia per la qualità del presunto reato, sia per il confronto, no, con quella che è una vittima minorenne e quindi con la necessità di tutela estrema che anche la norma intende rivolgere nei confronti, no, di questo tipo specifico di casistica. Noi ci stiamo muovendo in un ambito che è estremamente specialistico, in cui anche la modalità, come dire, no, di svolgimento dell'iter di indagine ha, come dire, delle specificità particolari. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un iter che avviene nel momento in cui, quindi, la procura per i minorenni, se l'indagato e quindi la persona che potrebbe aver perpetrato il reato è minorenne, oppure procura del tribunale ordinario nel momento in cui invece l'indagato è maggiorenne, comunque sia in procura, con queste differenziazioni, giunge una notizia di reato di questa qualità, quindi intorno all'area della violazione, no, del corpo in ambito sessuale, a danno di un minore. In questo caso, in realtà, come di fronte a qualsiasi notizia di reato, il tribunale imbastisce, quello che è, la procura, imbastisce quella che è la fase di indagine. Che cosa significa? Che quindi parte tutto quello che è la macchina, no? Della giustizia che si occupa di cercare di capire in una fase assolutamente preliminare se effettivamente quello che è stato segnalato attraverso appunto un'indagine che utilizza diversi tipi di strumenti può essere considerato al termine di questa fase, qualcosa per cui
rinviare a giudizio e quindi per cui aprire un vero e proprio processo penale sulla persona che potrebbe appunto essere autore di questo reato. Oppure l'esito potrebbe essere quello di un'archiviazione, quindi il fatto non sussiste, oppure come dire, non è riscontrato appunto o in mancanza di prove. Non si può procedere con le fasi successive a cui magari siamo un pochino più abituati a pensare, che sono quindi le sentenze di primo, secondo e terzo grado dell'autorità giudiziaria, all'interno quindi del processo penale che riguarda quindi qualcuno che ha commesso un reato penale. Siamo quindi in una fase assolutamente preliminare di lavoro, in questo senso quindi molto anche come dire, specialistica. In cui appunto la polizia indaga su quello che potrebbe essere successo. L'indagine è qualcosa che riguarda più, appunto, come dicevo prima, strumenti, quindi in questo caso, come dire, la polizia, la procura si muove rispetto ad esempio andare a fare dei sopralluoghi, rispetto al luogo in cui potrebbe essere avvenuta la violenza, piuttosto che attraverso le intercettazioni ambientali, le intercettazioni telefoniche, visionare materiale, come dire, all'interno dei dispositivi elettronici, quindi attraverso gli interrogatori, ovviamente, sentire tutti i testimoni, tutte le persone che erano a conoscenza del fatto, e all'interno di questa raccolta, diciamo, di informazioni, un elemento assolutamente fondamentale e pregnante è l'ascolto, l'audizione del minore, vittima del reato. Perché è così importante l'ascolto del minore? Perché l'ascolto del minore in questi casi, quindi nei casi di molestia, abuso sessuale, è spesso, non sempre, ma spesso, molto spesso, si configura come l'unico testimone diretto di quello che succede. Quando noi ci immaginiamo quindi una situazione di abuso, di molestia sessuale a danno di un minore, quindi ci immaginiamo ovviamente non un reato che avviene sotto lo sguardo di più persone, ma appunto di solito avviene nel segreto, a volte in ambito intrafamiliare, quindi all'interno delle mura familiari, o comunque in una condizione, diciamo, riservata in cui a volte i perpetratori anche chiedono al minore di mantenere il segreto su quello che è successo e di non parlarne con nessuno, condizioni che poi ovviamente aggravano maggiormente la condizione, no, di complessità della vicenda, anche dal punto di vista psicologico, ovviamente, di quello che avviene a danno del minore. Motivo per cui, diciamo, l'ascolto e quindi diciamo, l'esame testimoniale del minore diventa un elemento assolutamente pregnante all'interno di questa più ampia, come dire, costruzione, no? Delle prove di indagine, e perché spesso è il minore stesso, vittima di violenza, che ci può dire esattamente che cosa è successo. La forma testimoniale in cui avviene è prevista dalla norma, in realtà, come dire, avvenire in due momenti. Le sommarie informazioni testimoniali, che si chiama SIT, che avviene nel momento in cui viene a strettissimo giro rispetto alla ricezione della segnalazione da parte della procura. Che cosa vuol dire? Che la procura quindi viene a sapere, viene segnalato un reato di questo tipo e nel giro di 48 ore di solito la polizia va dal minore, spesso, soprattutto prima della pandemia, questa raccolta di informazioni testimoniali avveniva ad esempio nelle scuole, no?
e quindi si recava la polizia come dire, dal minore per fare una prima, diciamo, chiamiamolo così in maniera scorretta, interrogatorio. Okay? Quindi raccogliere una prima informativa su quello che è successo. Dopo questo, come dire, primo momento di raccolta di informazioni, si svolge tutta quell'area di indagine di cui abbiamo parlato e all'interno quindi di questo svolgersi, di queste operazioni di indagine, l'ultima fase è di nuovo l'ascolto del minore, nelle forme dell'audizione protetta, dice la norma, in cui questa volta il minore viene ascoltato nel suo esame testimoniale da un giudice e quindi dal GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, che si occupa appunto di gestire la fase di indagine e avviene in tribunale. Perché? Abbiamo, come dire, la norma predispone delle, come dire, delle accortezze, nell'ascolto del minore. L'ascolto del minore, abbiamo detto prima, è imprescindibile, è importantissimo perché spesso è l'unico testimone, quindi l'unica persona ad avere le informazioni reali, testimoniali, no? Di quello che accade. Però, ritorniamo a dire, abbiamo di fronte un minore probabilmente traumatizzato. Quindi molto delicato è l'aspetto dell'ascolto, perché dobbiamo immaginare che non è l'esame testimoniale un ascolto, diciamo, approssimativo. Sia la SIT che poi nello specifico il momento di ascolto davanti al giudice è un momento estremamente significativo, ma anche estremamente di estremo rischio dal punto di vista psicologico per un minore probabilmente traumatizzato, proprio perché si deve entrare nel merito di quello che è accaduto anche in maniera molto precisa e condurre, come dire, il minore a rievocare nella mente esattamente quello che è successo in quella condizione per lui traumatica. Che cosa quindi succede? Che la norma intende il momento dell'ascolto come un momento che può portare dei rischi di vittimizzazione secondaria. Che cosa significa? Che, ma lo possiamo immaginare in qualità di psicologi, che un minore che ha subito un trauma, nel momento in cui deve rievocarlo, tra l'altro davanti alla polizia, davanti al giudice, rischia, come dire, come dire, ritraumatizzazione di fatto di quello che avviene. Per cercare di, come dire, attenuare il più possibile questo rischio, ma garantire il principio di legalità che dovrebbe orientare comunque la necessità, perché di necessità parliamo, no? Di raccogliere delle informazioni quanto più precise su quello che è successo affinché poi avvenga tutto quell'iter, no? Processuale che dovrebbe garantire anche la dimensione della definizione della pena, no? Questi interrogatori avvengono in forma particolare e infatti li chiamano audizione protetta. Sia nel caso della SIT, sia nel caso dell'audizione in tribunale, la polizia e il giudice sono affiancati da psicologi o da esperti in psicologia infantile, questo dice la norma. Che cosa significa? Che il giudice, così come anche in realtà la polizia, è obbligato, è chiamato a nominare un ausiliario che abbia delle competenze tecniche per l'ascolto allora, la norma dice esperto in psicologia infantile, quindi psicologi o neuropsichiatri che conoscano quindi il mondo della psicologia infantile. Quindi è comunque una definizione generale. Sempre di più notiamo, e questo è anche un po' l'invito a riflettere qualora si
qualcuno di voi fosse interessato a lavorare in quest'ambito, si può riflettere come, diciamo, che la dimensione di esperienza in psicologia infantile non è, come dire, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, ecco, per assistere, la polizia o il giudice in un, momento così specifico che è anche, come dire, governato dall'utilizzo di tecniche molto appunto specifiche di cui adesso parleremo per condurre l'interrogatorio. Perché il giudice e la polizia sono affiancati da un ausiliario? Perché per un doppio motivo, se vogliamo. Da un lato l'ausiliario è proprio chiamato a lavorare insieme al giudice, la polizia, per declinare le domande al minore. Quindi, ovviamente, sia la polizia, perlomeno qua a Milano, sia la polizia che i giudici sono spesso esperti della modalità di lavoro in esame testimoniale con il minore, quindi sono assolutamente, come dire, formati per lavorare e per declinare le domande, per accogliere il minore in queste situazioni. A volte questo non basta, quindi si lavora proprio con il giudice per far capire al meglio le domande al minore, per declinarle in un lessico che possa essere comprensibile all'interno di una dimensione di tecnica della domanda che è molto specifica dell'esame testimoniale. L'altro ruolo che ha l'ausiliario è anche un ruolo di supporto. Quindi l'idea che questo momento di ascolto sia, come dire, avvenga alla presenza di uno psicologo dovrebbe avere anche un po' la possibilità di garantire per il minore una presenza che possa, come dire, magari anche supportare, nel senso appunto di vicinanza anche empatica rispetto al minore, rispetto a quello che sta succedendo, magari segnalare al giudice quando il minore forse ha bisogno di una pausa, oppure gestire dei momenti in cui il minore potrebbe avere degli stati anche di sofferenza all'interno dell'esame testimoniale da gestire un po' al volo, mi viene da dire. No? E quindi con l'ausilio anche di un tecnico esperto in questo. Le due forme testimoniali sono simili ma diverse. Sicuramente in questo caso possiamo soffermarci un attimo sull'audizione protetta in tribunale, perché è anche più complicata dal punto di vista proprio di quello che accade, di come è formulata dal punto di vista del legislatore. In quel caso, infatti, il minore, l'indagato sa di essere indagato ormai già da tempo e viene convocato in tribunale proprio nel momento dell'ascolto testimoniale. Che cosa significa? Che l'ascolto, l'audizione protetta avviene all'interno di un'udienza. All'interno di un'udienza in cui quindi l'ascolto, per principi di legalità, deve essere garantito nel suo svolgersi all'interno di quella che è la configurazione dell'udienza penale, no? Quindi l'esame testimoniale deve avvenire di fronte all'indagato, al difensore, l'avvocato difensore dell'indagato, al PM, quindi al pubblico ministero, ovviamente al giudice e all'eventuale appunto consulente tecnico che poi approfondirà attraverso una perizia. Oggi lo vediamo quello che è lo stato, diciamo, del minore, cancelliere, come dire, praticanti, gli avvocati, quindi in realtà di fronte a diverse persone deve svolgersi questo esame testimoniale. Ma siamo all'interno dell'audizione protetta, quindi in questi casi il minore ha diritto ad essere ascoltato non solo di fronte al giudice e all'ausiliare, ma anche in un assetto protetto rispetto allo svolgersi dell'udienza.
In questo senso, quindi, noi abbiamo dei luoghi predisposti all'interno dei tribunali per l'ascolto protetto dei minori. Ad esempio, in tribunale ordinario noi abbiamo due aule di udienza divise da uno specchio unidirezionale. In una stanza sono al settimo piano del tribunale ordinario, la stanza 29-30. Nella stanza, come dire, dell'ascolto ci sarà solo il giudice, l'ausiliario psicologo o neuropsichiatra e il minore. Dall'altra parte dello specchio unidirezionale si svolge l'udienza in cui ci sono tutte quelle figure che vi ho elencato, tra cui non dimentichiamo anche l'indagato, che possono ascoltare e vedere quello che succede attraverso lo specchio unidirezionale, di modo che però il minore che sa chi c'è, che lo ascolta, ma non è esposto alla visione di tutti questi, come dire, persone che costituiscono poi l'udienza. Similmente, in tribunale per i minorenni, noi abbiamo un circuito di telecamere che uniscono una stanza, che è una stanza in cui c'è un tavolo rotondo con le sedie, in cui c'è appunto il giudice con l'ausiliare che ascolta il minore, ed è collegata a circuito chiuso con la stanza della biblioteca, nel piano inferiore, in cui si svolge il resto dell'udienza e tutte le persone che hanno diritto a visionare l'ascolto lo ascoltano in diretta video. E quindi, come dire, ci sarà un microfono, la videocamera che, come dire, trasmette tutto nell'aula in cui si svolge il resto dell'udienza. Ad esempio, c'è molta attenzione nel convocare la vittima e il perpetratore, l'indagato presunto, a orari diversi, di modo che non si incontrino in tribunale, perché potete immaginare come per un minore, fatto tra l'altro in un momento così anche ansiogeno come parlare davanti a un giudice di quello che è successo, il fatto di incontrare fisicamente all'interno dei corridoi del tribunale la persona che è il presunto abusante, può essere qualcosa che può, come dire, assolutamente essere dannoso dal punto di vista psicologico per il minore, ma anche compromettere la fase dell'ascolto. Quindi questo per spiegarvi che cosa significa audizione protetta e perché la norma decide di muoversi in questa modalità specifica a tutela appunto del minore vittima di reato. Nel momento in cui la testimonianza avviene, il giudice chiede al minore, ovviamente ci sono delle modalità, il minore viene ovviamente chiamato a dire la verità come a qualsiasi testimone e a raccontare solo quello che è sicuro di ricordare. Lo rassicuriamo dicendo che può dire che non lo sa nel momento in cui non è certo di quello che ricorda e cerchiamo, come dire, di favorire un dialogo in cui il minore senta di poter essere, come dire, potersi sentire ascoltato anche nella possibilità di intervenire rispetto al giudice, cosa che non è scontata ovviamente neanche per noi adulti quando siamo di fronte a un giudice con la sua autorità, no? Il compito dell'ausiliario in questi casi è anche quello, come dicevo, di supportare il minore in alcuni, lasciatemi dire, momenti morti dell'udienza, nel senso che, come potete immaginare, forse, tutta questa fase di ascolto è preceduta, intervallata e seguita da momenti in cui il giudice passa da una stanza all'altra dell'udienza per appunto disporre quello che deve disporre, e quindi il minore spesso come dire, solo con l'ausiliario,
che anche in quei momenti di attesa, che a volte sono anche molto lunghi in tribunale, un po' così per modalità probabilmente intrinseche a quel luogo, eventuali problemi tecnici, eccetera, possono anche appunto allungarsi di parecchio e quindi l'ausiliario ha proprio il compito di, come dire, far ambientare il minore, mostrargli, come dire, la sede in cui verrà l'ascolto, spiegargli, come dire, come avverrà, di modo che possa in qualche modo, no, prefigurarsi la situazione e quindi un po' rassicurarsi. Ovviamente i minori sono sempre molto agitati prima di conoscerci, quindi il fatto di farli ambientare è sicuramente qualcosa di molto utile, ovviamente non mai entrando nel merito di quello che è poi l'oggetto di quello che deve essere testimoniato. Come si conduce questo tipo di ascolto? Molto brevemente, per farvi capire anche perché è necessario che l'ausiliario non sia solo un esperto di psicologia infantile, ma sia anche un esperto di questo ambito specifico. Lo studio, diciamo, del movimento di risposta del minore di fronte a delle domande, no, agite da adulti oppure da adulti con autorità, come potrebbe essere un giudice, ha orientato a formulare tutta una serie di protocolli e di carte che hanno organizzato quella che è proprio la tecnica della conduzione di questi tipi di interrogatori, che sono, abbiamo detto, molto specialistici. È molto importante che le domande che vengono, come dire, proposte al minore siano delle domande che possano sintonizzarsi su quello che è, ad esempio, l'età del minore, il livello di comprensione del minore, e che è differente se noi, potete immaginare, abbiamo di fronte un bambino di 4 anni, un preadolescente di 12 o un adolescente di 18 anni. Nel momento in cui quindi decliniamo il nostro modo, come dire, di interloquire con il minore, dovremmo utilizzare un lessico che appunto per lui è chiaro, ma anche una formulazione della domanda molto chiara, senza ad esempio negazioni o doppie negazioni che possono, come dire, confondere il minore. Non possiamo fare, ad esempio, domande chiuse, ma solo domande aperte, proprio perché il minore di fronte a una domanda chiusa potrebbe rispondere anche in modo casuale e quindi in modo con modalità quindi che poi possono essere attaccabili dal punto di vista della qualità della conduzione, no? Della testimonianza. Noi non possiamo fare domande suggestive induttive. Quindi non possiamo argomentare la domanda di modo che sia implicita una risposta, proprio perché i minori spesso si orientano nel dialogo con gli adulti, a volte cercando di fornire la risposta che pensano che per l'adulto sia, come dire, quella giusta, un po' come succede anche a scuola con la maestra, come sono abituati, piuttosto che attingere dalla propria esperienza. Quindi il fatto che, ricordo, il fatto che la domanda quindi possa essere posta in modo suggestivo o induttivo, quindi come dire, favorendo una risposta in una direzione o in un'altra da parte del minore, potrebbe invalidare la testimonianza di cioè un intero esame testimoniale. Gli avvocati potrebbero, come dire, contestarlo. E anche il fatto di continuare a ripetere la stessa domanda potrebbe condurre il minore a, come dire, dare la risposta che un po' per sfinimento e non per l'autentico attingere al ricordo. Vi assicuro che
Detta così, magari può sembrare, come dire, una sorta di ricetta, no? Per cui utilizzare domande aperte e non induttive, non suggestive, può sembrare semplice, in realtà non è così. Tutto quello che noi, tutta la modalità, come dire, dialogica e di conduzione di dialoghi comuni, no? Che noi, come dire, usualmente utilizziamo con chiunque, è pieno di, come dire, modalità suggestive, induttive, è il nostro muoverci naturale all'interno di una formulazione di domanda. Quindi si tratta di allenarsi ad utilizzare tutta un'altra modalità di indagine. Ovviamente diventa ancora più difficile non ricorrere a questo tipo di strategie di domanda nel momento in cui il minore è in difficoltà, fa fatica a ricordare. E ovviamente noi abbiamo anche un po' la pressione addosso di dover uscire da lì con delle informazioni su quello che è successo, che a volte può rendere solo il testimone, di quel reato, quindi il minore che l'ha subito. Perché l'obiettivo della testimonianza è dar corpo a quelli che sono i capi d'accusa. Quindi, se e a volte solo il minore ci può dire se il reato, ad esempio, è stato un reato che è avvenuto un'unica volta, più volte, quanti anni aveva, quando è successo, che cosa ha detto l'indagato in quel momento, se gli ha chiesto di tenere segreto, se, e poi anche dettagli molto complicati anche a livello emotivo, anche per noi, no? Da declinare all'interno dell'indagine. Come era vestito, che cosa ha tolto dei vestiti, se le cose sono successe al di sopra, al di sotto dei vestiti, che cosa ha richiesto, cosa è stato fatto, come si è sentito. Quindi, come dire, si tratta di un esame testimoniale che entra nel merito, di quello che è successo nella maniera più dettagliata possibile, non a fini statici ovviamente, ma per poter costruire il capo d'accusa che poi è differenziato nel momento in cui, come dire, prende corpo la testimonianza e quindi quello che avviene. Cosa succede nel momento in cui si esaurisce l'esame testimoniale, perché è così importante, e qual è il lavoro poi di approfondimento peritale che siamo chiamati a svolgere in quel momento? Ci siamo soffermati tanto sulla testimonianza. Perché poi quello che succede in quest'ambito è che quasi da prassi il GIP dispone una consulenza tecnica d'ufficio, che volgarmente spesso viene chiamata perizia, ma che tecnicamente si chiama così, nominando un consulente, un CTU, quindi un consulente tecnico di sua fiducia, che possa incontrare il minore e rispondere a dei quesiti specifici in quest'ambito, in cui appunto l'area su cui siamo chiamati ad esprimerci in qualità di tecnici è proprio l'attendibilità di questa testimonianza. Qual è, vi leggo un quesito, diciamo, tipico che il giudice ci rivolge in quest'ambito, che potrebbe essere, ad esempio, accerti il perito, letti gli atti, effettuato ogni opportuno accertamento, anche di natura testale, lo stato psicologico, lo sviluppo evolutivo del minore, avuto riguardo anche delle opportunità educative fruite dall'ambiente familiare, evidenziando l'eventuale sussistenza di problematiche, in particolare di patologie e disturbi della personalità che possano inficiare la corretta percezione della realtà, la capacità di riferirla. E dica se il minore abbia, anche in conseguenza della patologia o del disturbo da cui sia eventualmente affetta, la capacità di narrare e rievocare correttamente le esperienze vissute, di rielaborare le medesime e di riferire le proprie emozioni, anche in considerazione dello stato di sviluppo del linguaggio e delle capacità espressive. Cosa ci chiede quindi il giudice? Il giudice ci autorizza a fare delle cose inizialmente, quindi ci dà accesso agli atti del fascicolo, quindi noi riusciamo a leggere la storia un po' che ha portato a questa situazione presente nel fascicolo dal punto di vista processuale.
ci autorizza a accertare attraverso gli strumenti clinici, i colloqui clinici, attraverso gli strumenti testali, quindi la psicodiagnosi, l'utilizzo di test, e ogni opportuno accertamento, quindi sia il colloquio clinico con il minore piuttosto che con altre figure significative. Le condizioni psichiche e evolutive del minore, quindi di dare un po' una fotografia, no, di come sta il minore dal punto di vista psicopatologico, se sussistono dei disturbi, delle problematiche, se queste problematiche possono inficiare la percezione della realtà e la capacità di riferirla, quindi se la psicopatologia ha un effetto sull'esame della realtà, sulla capacità espressiva di quello che il paziente esperisce. E poi, come dire, anche fare un'analisi che ritroviamo qua in quest'ultimo punto, non solo, come dire, dell'aspetto psicopatologico, ma anche un po' delle competenze funzionali, no? Se è capace appunto di intendere la realtà, di narrarla, di utilizzare le parole, di comprendere e di narrarla attraverso l'espressione del linguaggio, di rielaborarla e come, e di riferirla in maniera opportuna. Questa è una sintesi di quello che ci chiede il giudice. E il quesito orienta tutta la fase, come dire, di approfondimento peritale in quest'ambito, secondo la necessità di concludere il nostro elaborato scritto rispondendo a queste domande. Cosa significa quindi valutare la capacità del minore? Andare, come dire, a indagare tutte quelle aree che configurano appunto l'attendibilità, la capacità testimoniale in età evolutiva. Andare a cogliere tutte le funzioni cognitive ed emotive che permettono di appunto registrare la realtà e di riferirla. Quindi noi abbiamo a che fare con la necessità di capire quali sono le competenze cognitive, il livello di intelligenza del minore, la capacità di prestare attenzione, la dimensione della memoria, la comprensione linguistica e l'espressione linguistica, la dimensione spesso di suggestionabilità, che cosa significa? Torniamo un po' a quello che ci siamo detti prima. Se il minore può, di fronte a suggestioni di qualsiasi tipo, quindi da parte dell'ambiente, come dire, sviluppare una rielaborazione, no? Di quello che succede condizionata dal risultare altamente suggestionabile, oppure la sua rielaborazione è qualcosa, come dire, di non attaccato da questa dimensione di fragilità. Poi dopo Marta spiegherà meglio anche attraverso l'utilizzo dei test. La dimensione di memoria autobiografica, la capacità di quindi trattenere in memoria quello che il paziente esperisce in maniera, come dire, congrua, quindi orientata nello spazio temporale condivisibile con gli adulti e non secondo una linea, come dire, temporale, spaziale, un po', come dire, condizionata o dalla immaturità psichica, come dire, che è normale in età evolutiva. Oppure da psicopatologia, la teoria della mente, quindi la possibilità di identificare quello che avviene all'interno della cognizione sociale per quello che effettivamente è e non per quello che deriva eventualmente da un deficit in quest'ambito. E questo è ovviamente condizionato dallo sviluppo evolutivo, dalla psicopatologia, da eventuali interferenze, quindi il fatto che il paziente, ad esempio, abbia narrato a più persone quello che è successo e come queste persone abbiano potuto, come dire,
rielaborare insieme a lui il ricordo, questo è un elemento di complessità. Ad esempio, se attinge a un'area, ad esempio, di presa in carico psicologica in cui ha narrato più volte quello che è successo, questo potrebbe essere un problema perché la dimensione di confronto con un adulto, con un'altra persona, può, come dire, condizionare la traccia amnestica del paziente, motivo per cui a volte si sospendono proprio le psicoterapie all'interno se noi sappiamo che c'è una valutazione di questo tipo e c'è un esame testimoniale che deve essere, come dire, affrontato dal paziente, oppure non, ovviamente non apriamo l'argomento, non dovrebbe essere intaccato in nessun modo quella che era traccia amnestica di quello che è successo. Cosa significa dal punto di vista operativo? Significa lavorare su un piano clinico e un piano poi di approfondimento diagnostico. Significa spesso, come dire, aprire un iter peritale che si compone di queste diverse, di questi diversi passaggi. Uno è, come dire, la conoscenza della famiglia spesso, anche perché, come sappiamo, per noi è pregnante anche ricostruire, sicuramente l'evento e quello che ha generato a livello familiare, no? L'evento, ma anche l'anamnesi del minore, quindi la storia di vita, proprio per delineare quella traiettoria evolutiva in cui si scrive il suo sviluppo. Ovviamente il colloquio con il minore, che può essere un colloquio con i bambini più piccoli, il colloquio alternato a attività di gioco piuttosto che di disegno. Possiamo sicuramente sentire altre figure significative, se siamo autorizzati dal giudice, quindi ad esempio la maestra, nel momento in cui abbiamo anche un'idea di problematiche dal punto di vista cognitivo dell'apprendimento e vogliamo capire meglio, a volte questi sono minori che hanno un trascorso, come dire, dal punto di vista clinico, hanno magari delle problematiche certificate di carattere neuropsichiatrico, piuttosto che sono seguiti dai servizi sociali o hanno delle psicoterapie in atto, noi possiamo sia sentire gli operatori, sia acquisire materiale clinico, di modo da completare, come dire, attraverso quello che è già stato, come dire, esaminato, certificato, approfondito, la lettura, diciamo, dell'evolversi della traiettoria, eventualmente in questo caso ovviamente psicopatologico, di problematica familiare. Ci dedichiamo poi a una fase di testing che in quest'ambito è assolutamente cruciale, non si può non fare, a parte che ce lo ordina il giudice, ma poi in quest'ambito sicuramente ci dà delle informazioni molto precise che non possiamo non raccogliere per avere un quadro sufficientemente approfondito, e poi andremo, come dire, a chiudere la CTU e a scrivere quella che è la relazione poi peritale da depositare al giudice. Ecco, magari adesso lascio la parola a Marta per quanto riguarda il testing, e forse Marta stavo pensando che forse è meglio se ti dà l'autorizzazione a condividere le slide, ho pensato, Anita, così lo dici meglio, perché io non vedo, non ti vedo e quindi magari può essere confuso. Ok, allora Francesca, adesso ti tolgo come relatrice e metto Marta. Ok, Grazie, mi sembra più comodo alla fine, non avevo pensato. allora. Non vi vedo, insomma. Eccoci, allora Marta, adesso sei tu relatrice. Ok, allora aspettate che cerco di aprire le slide. Ok, ditemi se no, le vedete? No? Ora le vedete? Sì, se fai in Perfetto, modalità vediamo presentazione. se... Esatto, presentazione, ecco fatto. Ok, benissimo, anche io non vi vedo, quindi datemi dei feedback se non sentite o insomma, riduco questo, ecco fatto. Allora, ringrazio Francesca per aver dato questa preziosissima così, cornice
che è assolutamente fondamentale proprio perché questo tipo di lavoro specialistico si compone di diverse fasi che sono assolutamente necessarie e importanti da conoscere e da approfondire in modo specifico. Mi collego a una cosa, secondo me, fondamentale che ha detto Francesca Locati appunto poco fa nell'introduzione, che noi siamo chiamati a lavorare in questo ambito specifico del nostro campo clinico, diciamo in senso lato, all'interno di un procedimento che deve prendere delle decisioni, proprio perché il giudice ha poi questo compito gravoso, insomma, di poter definire se effettivamente il minore può aver portato avanti, ecco, in modo attendibile le sue. Come dire, la sua testimonianza, è importante che anche noi, come ausiliari tecnici chiamati a coadiuvare il lavoro del giudice, ecco, possiamo fare un lavoro così molto, molto preciso, accurato, stratificato e complesso. E come diceva Francesca prima, è importante che appunto le competenze cliniche poi si interfaccino con le competenze più tecniche e che non possano andare se non insieme. Ecco perché, insomma, la questione dell'esperto, no, in psicologia infantile o in neuropsichiatria. Quando quindi si chiede all'ausiliario testista, diciamo così, di poter entrare all'interno di questo procedimento, questo deve essere fatto secondo una metodologia specifica, che parte innanzitutto da ricordarsi qual è l'obiettivo di questo lavoro testistico psicodiagnostico, quindi appunto quello di poter rispondere, no, a quello che è il quesito del giudice, quindi a quelle aree di cui appunto Francesca vi faceva vedere prima, no, che sono un po' quelle ricordate, no, all'interno appunto della valutazione della capacità testimoniale che ci viene chiesta. Per questo spesso, proprio per essere ulteriormente accurati e poter lavorare anche in modo, diciamo, indipendente, spesso il lavoro testistico viene fatto in cieco. Quindi, per esempio, nel mio caso, quando lavoro con Francesca, ci sono molti casi in cui io so pochissime informazioni rispetto a quello che è la storia del minore, quello che è stata la sua testimonianza in tribunale, proprio per farmi arrivare un po' vergine, passatemi il termine, no? Alla conoscenza che poi posso avere del minore stesso. Tutta la parte di condivisione di lavoro d'equipe, che è fondamentale, altrettanto fondamentale però in questo tipo di lavoro, poi viene successivamente, quando io ho potuto fare questo lavoro appunto un po' in modo, come dire, parallelo, ecco, un po' indipendente. Peraltro, spesso tutte le fasi, diciamo, dell'indagine del CTU, insomma, della consulenza tecnica, sono registrate, tranne appunto i momenti testali, proprio perché essendo come dire, un affondo anche su tutta una serie, che apre a tutta una serie di tematiche, è importante, ecco, che ci possa essere anche un luogo accogliente di cura e anche appunto protetto in qualche modo, no? Proprio perché abbiamo davanti una persona che è presunta vittima e a maggior ragione minorenne. Detto questo, per darvi l'ultima così indicazione, diciamo, di contesto, così come nelle consulenze tecniche civili, anche nelle consulenze penali può esserci la presenza di consulenti tecnici di parte, che spesso sono chiamati dall'indagato, dalla famiglia dell'indagato, per appunto poter fare, come dire, poter portare avanti, diciamo, un po' le istanze. Questi consulenti hanno diritto a essere presenti in tutte le fasi del procedimento, tranne appunto nel momento del test, dell'indagine psicodiagnostica, che ovviamente, come dire, poi verrà loro raccontato che cosa succede, ecco, però
proprio per limitare, no, anche tutte le ingerenze esterne all'interno di questo lavoro. Perché quello che andiamo a fare in questo momento di assessment psicodiagnostico è proprio quello di andare a valutare quali sono le funzioni implicate nella capacità di rendere testimonianza, che poi appunto è rispondere un po' alla domanda anche del giudice. Le cinque grandi aree che quasi sempre vengono approfondite all'interno di questo processo sono la grande area delle funzioni cognitive, quindi l'intelligenza in senso lato, nello specifico la memoria, ovviamente, le capacità amnestiche, le capacità attentive, le competenze verbali, proprio per quello che si diceva prima rispetto alla capacità di riferire la realtà, non solo quindi ovviamente a percepirla in modo corretto, ma anche a poterla riferire in un certo modo, e quindi sono necessarie, ecco, da valutare. La questione della suggestionabilità, come accennava già prima Francesca, quindi la possibilità di poter non cedere, ecco, a delle suggestioni provenienti dall'ambiente esterno, perché spesso parliamo appunto di minori, anche minori molto piccoli, che stanno all'interno di famiglie che sono volenti o nolenti coinvolte molto attivamente, emotivamente in questo processo, in questo procedimento anche penale, proprio perché anche spesso ci sono dei legami di vicinanza, a volte anche di estrema vicinanza, no? Per esempio nelle violenze intrafamiliari tra l'indagato e la presunta vittima. E quindi, come dire, il contesto ha una sua importanza peculiare e specifica, e noi dobbiamo andare anche appunto, come dire, a sfrondare un po', no? Quelle che sono le capacità soggettive anche all'interno di un contesto che chiaramente ha un suo ruolo. La teoria della mente, appunto, quindi la capacità di identificare dal punto di vista della cognizione sociale quello che avviene in modo accurato, senza distorsioni. La psicopatologia, ovviamente, no? Perché chiaramente se ci sono dei problemi psichiatrici o comunque insomma psicopatologici di un certo tipo, ha tutto un altro valore, ecco, la capacità di rendere testimonianza, o meglio, potrebbe essere inficiata, come anche non potrebbe essere inficiata, no? Perché poi una premessa, ecco, importante è che, come dire, quello che noi andiamo a valutare, no, in questo procedimento di valutazione, in questa valutazione specialistica, è proprio la capacità di rendere testimonianza, che a volte non sempre si sovrappone, no? E va di pari passo con appunto la presenza di una psicopatologia oppure la presenza di un deficit cognitivo, no? C'è una fiorente letteratura su questo, no? Sul fatto che, per esempio, soggetti con deficit cognitivo abbiano comunque un'attendibilità, una capacità di rendere testimonianza al netto di quello che è un deficit, che ovviamente noi valutiamo e che però, come dire, riusciamo ad integrare all'interno di un funzionamento, perché noi comunque siamo clinici, siamo psicologi, e quindi andiamo a valutare il funzionamento del soggetto, no? Non possiamo semplicemente limitarci a delle aree, no? Perché altrimenti non faremo bene il nostro lavoro, anche deontologicamente non c'è richiesto questo. L'esame di realtà è ovviamente un altro passo fondamentale da valutare, proprio per capire quanto le capacità del soggetto siano in grado di leggere il dato e di poterlo raccontare e riferire in modo accurato e veritiero. E non ultime, le capacità del funzionamento, diciamo così, evolutivo, relazionale, che in età evolutiva appunto è imprescindibile. Entriamo adesso un po' più nello specifico su quelli che sono un po', adesso vi farò più una parte, come dire, tecnica, che spero non sia ridondante per voi. E insomma, magari già conosciuta, ecco, però un po' nello specifico di quelli che sono gli strumenti che usa lo psicologo all'interno di questo assessment. Una premessa fondamentale prima di iniziare è che la letteratura che si interfaccia con la clinica sempre, ecco, o meglio dovrebbe essere questo, no? Quello che succede all'interno anche della ricerca scientifica, va nella direzione di quello che si chiama multi-method assessment, che è la capacità del clinico di integrare,
no? I dati del testing sicuramente da molteplici fondi, quindi all'interno dell'assessment stesso utilizzare fonti di tipo differenti, dai self-report ai test proiettivi, alle misure performance-based, ma anche in senso più generale, proprio integrare i dati del testing all'interno di tutto il procedimento della consulenza tecnica, quindi integrare poi quello che è il lavoro che fa il testista con il lavoro del CTU, con i colloqui, con il materiale recuperato dal fascicolo, con le relazioni, con tutte le altre informazioni che compongono un quadro composito di quello che dobbiamo valutare. Allora, la prima area che si va a valutare solitamente, proprio anche in un ordine cronologico, diciamo così, nel senso che è proprio un po' il primo step, il primo mattone, diciamo, su cui poi si costruisce l'assessment, è proprio la valutazione delle funzioni cognitive. Vi ho messo qui questa definizione, ne sono state date tante di intelligenza negli anni, che è stata appunto un costrutto molto studiato, no? Entro nella nostra disciplina. Però questa mi piaceva perché definisce l'intelligenza come la capacità di comprendere ciò che ci circonda, di afferrare le cose, di dar loro un senso e di immaginare che cosa va fatto, no? Ecco qui che, come dire, ci viene un po', in aiuto, no, questa definizione proprio ai nostri fini, no? Per capire quindi esattamente, no, quali sono le capacità di, come dire, stare nel mondo, mettiamola in modo così più semplificato, no? E di poter leggere appunto quello che succede in modo accurato. Per fare questo, ci sono in età evolutiva, vabbè, un test che conoscerete tutti sicuramente, che è la WISH 4, l'ultima che abbiamo in Italia, ed è uno strumento che insomma si usa molto spesso, proprio perché permette di andare ad indagare tutta una serie di aree che ci interessano, dall'indice di comprensione verbale, quindi appunto dicevamo il linguaggio, le capacità di espressione verbale, dall'indice di ragionamento visuo-percettivo, la memoria di lavoro, fondamentale appunto in questo processo di valutazione delle capacità amnestiche, e la velocità di elaborazione. La WISH arriva fino ai 16 anni, quando ci capitano ovviamente soggetti che sono più maggiori, insomma, di questa età. Passiamo poi alla VAIS, insomma, ad altri tipi di strumenti adeguati per l'età. Ecco, questa è ovviamente fondamentale, anche calibrare il lavoro per il soggetto che abbiamo di fronte, il minore che abbiamo di fronte, le sue capacità e anche la tenuta, perché spesso appunto ci troviamo di fronte a minori che sono molto in grado di stare delle ore a fare un test che è particolarmente faticoso anche a livello psicologico, emotivo, altri che invece non ce la fanno. Ecco, quindi è molto importante da questo punto di vista, come dire, riuscire ad affinare le capacità cliniche e adattarle all'interlocutore che abbiamo davanti. Un altro test che potrebbe essere molto utile, soprattutto per fare un affondo sulla valutazione delle capacità amnestiche, è la Wechsler Memory Scale 4, che è uscita l'anno scorso, quindi è di recente introduzione in Italia, che va a valutare invece più nello specifico vari tipi di memoria, cosa che appunto le scale di intelligenza che conosciamo vanno a valutare solo la memoria di lavoro uditiva. Questa invece, come vedete, ha cinque grandi cinque grandi indici che vanno a valutare la memoria uditiva, la memoria visiva, la memoria di lavoro visiva, la memoria immediata e la memoria differita, che vediamo essere molto importante in questo tipo di lavoro testistico, queste ultime due, anche queste ultime due tipi di memoria, proprio perché spesso purtroppo questi procedimenti penali avvengono anche dopo lungo tempo rispetto a quando è avvenuto il fatto. E quindi è importante riuscire a valutare quanto il soggetto, il minore in questo caso, sia in grado di riuscire ad avere una memoria abbastanza accurata dopo un tempo in cui ci sono stati anche degli stimoli interferenti. Due così indicazioni proprio molto, molto brevi, poi insomma, vi invito ad approfondire se questo argomento vi interessa. Come cosa ricordano i bambini? Ovviamente il ricordo dei bambini è diverso dal ricordo di una persona adulta che ha tutta una serie di funzioni ormai sviluppate anche da un punto di vista neurale.
differente, quindi la letteratura però ci dice che già a 4 anni il ricordo libero può essere molto accurato, però povero, ecco, spesso ovviamente insomma privo di tutta quella serie di dettagli e di ammicoli, di ricchezza che potrebbe invece un adulto con le sue capacità espressive inserire. Il bambino ovviamente ricorderà gli elementi per lui salienti, però gli elementi salienti sono qualcosa di estremamente soggettivo, che dipendono anche dal modo in cui il minore inquadra la situazione. E quindi torniamo un po' anche al discorso del stiamo attenti al contesto in cui è inserito, cerchiamo di non, come dire, eliminare questa parte dalle nostre valutazioni. Se interrogati correttamente, poi i bambini non tendono, ecco, ad aggiungere elementi di fantasia, però hanno la tendenza a sostenere l'interlocutore, confermando un po' l'informazione, no? Se hanno la percezione che, come dire, la psicologia sociale, già negli anni 60 ci parlava, no? Della desiderabilità sociale, diciamo così, no? Cioè di aver, come dire, aver colto, no? Che c'è un bias nelle risposte, un errore nelle risposte dei soggetti, soprattutto quando si sente, si percepisce che una risposta è più accettabile delle altre. Questo, in questo specifico caso, è molto importante ovviamente da valutare, da tenere in considerazione. L'analisi della suggestionabilità è un altro grande tema che quasi sempre, di fatto è un po' obbligatorio, no? Inserire all'interno di questa valutazione, che ovviamente, come dire, è a prescindere, no? Quello che si diceva prima, dalla personalità, no? Del bambino testimone, ma va proprio un po' ad indagare quali sono tutti i contesti comunicativi all'interno del quale è inserito, all'interno del quale le dichiarazioni in questione sono state fatte. Ci sono state negli anni diverse definizioni, diciamo, di cosa significa suggestionabilità. La recente, quella forse un po' più completa, diciamo, è quella di Cecy e Bach, che ci dice che è il grado in cui la codifica, la registrazione, il recupero e la relazione degli eventi da parte dei bambini possono essere influenzati da una gamma di fattori sociali e psicologici. Sono quindi fioriti tutta una serie di studi e anche hanno approntato degli strumenti validati per poter andare ad indagare proprio la capacità di poter essere suggestionabili o meno nel riferire un certo tipo di informazioni. Il test di elezione che si usa perché è anche validato in età evolutiva, soprattutto dalla preadolescenza in avanti, per valutare appunto la suggestionabilità, è questo test che si chiama Gudjohnson Suggestionability Scale. Proprio perché si vuole andare a utilizzare un tipo di stimolo neutro per vedere che cosa succede all'interno della capacità del soggetto di poter riferire accuratamente delle informazioni, il test funziona in questo modo. C'è un breve racconto che viene ascoltato dal minore, in cui si racconta una sorta di storiella. Ci sono questi due personaggi, due coniugi che hanno dei figli, che vivono in questa casa, che fanno un certo tipo di lavoro. Un giorno succede una certa cosa, ci sono una serie di dettagli, diciamo così, che è una storia di qualche minuto, che il bambino, il ragazzino ascolta, e a cui poi è chiesto successivamente, nell'immediata fase successiva all'ascolto del racconto, di riferire tutto quello che si ricorda. È quello che appunto si chiama il richiamo immediato. Quindi poi si andrà a valutare i chunk, come dire, i pezzi, no, di informazione che il minore si è ricordato della storia appena dopo il suo ascolto. Nel frattempo si possono fare poi altre cose. E dopo 50 minuti circa il test ci dice adesso è ora di richiedere il richiamo differito. Quindi dopo circa un'oretta dal primo ascolto si chiede di nuovo al minore di poter recuperare le informazioni in memoria e di nuovo chiedere che cosa si ricorda della storia ascoltata. Nel frattempo l'altra parte importante di questo test sono le domande suggestive. Ci sono 15 domande suggestive e 5 domande non suggestive che il testista clinico, insomma, pone al minore. Nella storia, per esempio, questa
del Gao Johnson, non viene detto se questa coppia protagonista aveva un cane e un gatto, è una questione che è omessa, diciamo, un'informazione che non si sa. Una delle domande suggestive è proprio: la coppia aveva un cane e un gatto? Ovviamente ogni risposta affermativa, ogni risposta che si è discosta dal no, non lo so, o non viene detto, è indicativa di un cedimento nella suggestionabilità. E quindi chiaramente questo è un elemento che noi dobbiamo valutare, perché poi, come dire, ci dà tutta una serie di informazioni sulla sua capacità appunto di ricordarsi accuratamente e di rispondere anche in modo accurato, di non cedere alle domande suggestive. C'è un'ultima parte, come dire, che va a mettere un carico ulteriore emotivo al soggetto, che è il feedback negativo. Cioè, io cosa dico? Dopo aver letto queste 15 domande e aver avuto le risposte, dico una cosa tipo: ci sono stati degli errori in quello che tu mi hai detto, mi hai risposto delle cose errate, sbagliate. Ti chiedo adesso di essere ancora più accurato nel tuo ricordo e di potermi rispondere di nuovo alle domande. È quello che si chiama appunto il feedback negativo, no? Di modo che si inserisce, diciamo così, una parte emotiva anche, di carico emotivo, no? Da parte del minore, che si sente, come dire, fallace, ecco, in qualche modo, no? E quindi vogliamo capire se questa cosa gli permette di mantenere comunque una coerenza rispetto a se stesso, a quello che ricorda e che ha ricordato, oppure se questa cosa è talmente invasiva all'interno della sua mente che poi le risposte alle domande effettivamente cambiano dalla prima somministrazione alla seconda. Una cosa che non vi ho detto è che questo test ovviamente non viene presentato al minore come un test di suggestionabilità, altrimenti ci freghiamo da soli, viene presentato come un test di memoria. Serve anche così un po' a noi per creare un po' la relazione con il minore e anche un po' per chiedere qual è la sua percezione soggettiva di come si ricorda le cose. Un altro grande area delle funzioni che andiamo a valutare è proprio la capacità di comprendere uno stato mentale di un individuo partendo da quello che è il comportamento manifesto. Andiamo ad indagare un po' tramite dei test specifici, anche in questo caso, quelli che sono, insomma, la capacità di identificare appunto ciò che avviene nella cognizione sociale in modo accurato. La teoria della mente presuppone la capacità di far finta, no? E quindi di avere in mente che l'altro può simulare, può avere dei pensieri che non sono gli stessi che abbiamo noi. Presuppone la capacità di parlare dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, quindi di avere una sorta di meta, di capacità metacognitiva, la capacità di interagire in un contesto sociale e di comprendere appunto le situazioni sociali. Il test d'elezione che va ad indagare un po' questo costrutto è quello che si chiama FOPA test di Barman Conico. Scusate, mi sono dimenticata la citazione. Va proprio ad indagare le capacità del minore di inferire il comportamento degli altri e anche le intenzioni che sottostanno al comportamento altrui. Il FOPA è un test fatto in questo modo: ci sono 20 storielle molto brevi che vengono raccontate al minore e a cui poi seguono una serie di domande, diciamo, di comprensione. Ci sono 10 storie con il FOPA, quindi con il passo falso, con quello che il minore deve riconoscere essere un errore, diciamo, di valutazione del personaggio della storia, e che quindi, come dire, se il minore appunto ha una buona capacità di teoria della mente, riconosce che c'è stato un passo falso, diciamo, che c'è stato un bias, un errore, no? Nella valutazione del personaggio all'interno della storia, e 10 storie invece neutre. Vi leggo qui una di queste storie con il FOPA per farvi capire di cosa stiamo parlando. Giuliana aveva appena traslocato il nuovo appartamento. Giuliana si recò a fare shopping e acquistò delle nuove tende per la sua camera da letto. Non appena ebbe terminato di arredare l'arredamento, la sua migliore amica Lisa andò a trovarla. Giuliana mostrò l'appartamento a Lisa e le chiese: «Come ti sembra la mia camera da letto?» «Ah, quelle tende sono orribili», disse Lisa, «spero tu le voglia sostituire». Ecco, alla fine di questa storia, no, è abbastanza, per chi appunto ha una buona capacità
di leggere, no? La realtà e le intenzioni che stanno all'interno della mente dei personaggi è ovviamente, come dire, abbastanza immediato, no? Capire che questa amica, diciamo, ha detto una cosa che non doveva dire, ha detto una cosa che non doveva dire, ma perché non sapeva che, ovviamente, insomma, questa amica aveva comprato queste tende dopo aver traslocato e che probabilmente le piacevano molto, no? Ecco, e che quindi aveva fatto un atto di volontario, no? Di acquisto di queste tende. E quindi si chiede un po' al soggetto se, insomma, qui c'è stato qualcuno che non avrebbe dovuto dire qualcosa, no? E devono rilevare appunto che questa cosa in questa storia esiste e rispondere a una serie di domande sulle intenzionalità del personaggio. Il penultimo grande tema, temone direi anzi, a cui siamo chiamati un po', siamo chiamati un po' a valutare, è quello della psicopatologia dell'esame di realtà, che io qui vi ho messo insieme perché, ecco, come dire, spesso vanno di pari passo, no? Sono due costrutti che si intersecano. Due degli strumenti, ecco, non vuole ovviamente essere esaustiva, no? Questa presentazione anche degli strumenti, quindi poi vi invito ad approfondire qualora siate interessati, ecco. Però due degli strumenti, diciamo, un po' di lezione che si utilizzano per andare ad indagare queste due aree, sono da una parte il test di Rorschach, che immagino conoscerete tutti, che grazie al sistema comprensivo di Exner permette di avere tutta una serie di informazioni davvero molto potenti, a mio giudizio, sul funzionamento a 360 gradi di un soggetto. C'è la percezione di sé, c'è la percezione interpersonale, c'è la capacità, come dire, affettiva, no? Del minore, e c'è poi quella che viene chiamata la triade cognitiva nel gergo appunto del sistema comprensivo, all'interno del quale proprio ci sono degli indicatori sull'esame di realtà, no? Per esempio, banalmente, quante risposte popolari il soggetto dà all'interno delle risposte al test. Quindi passiamo da un test, diciamo, proiettivo, e come dire, narrativo in qualche modo, no? Ecco, in cui appunto il soggetto deve esprimere così il suo giudizio rispetto ad una tavola, no? Con un percetto indifferenziato, ma poi invece un test carta e matita, un questionario, no? Che è l'IPO, Inventory of Personality Organization. Dove invece, dire, sul modello, diciamo, strutturale di Kernberg si valuta un po' la personalità, la patologia della personalità attraverso tre grandi aree, no? Che sono i meccanismi di difesa, l'identità e l'esame di realtà. Quindi, questi due test, diciamo, in modo differente ma compenetrante, compartecipi l'uno con l'altro, ecco, ci danno, tutta una serie di informazioni su come il soggetto percepisce il mondo attorno a sé, quali sono gli elementi interferenti eventualmente che, vanno a, interferire appunto con questa capacità e che tipo di accuratezza, qual è il grado di accuratezza con cui, la realtà viene pensata e poi riferita all'interlocutore. L'ultima grande area importante da valutare, a mio giudizio, ma ovviamente non solo a mio giudizio, è il funzionamento evolutivo relazionale del minore, che ci permette di avere anche. Di inserire il momento precipuo della valutazione all'interno proprio di un assetto evolutivo, che è fondamentale all'interno appunto, dei soggetti ai quali ci rivolgiamo all'interno di questo tipo di lavoro testale in ambito minorile. Il test che vi presento qui come esempio è il test di Roberts 2, che è un test narrativo performance-based. Che si basa sulle strategie di problem solving, in cui al minore vengono presentate 16 tavole con delle vignette in cui ci sono presentati dei personaggi che interagiscono tra di loro, viene chiesto al minore la consegna proprio quella di poter raccontare una storia a partire dal percetto, inserendoci anche un po' le emozioni e i sentimenti dei personaggi, cercando di creare uno svolgimento della storia, un
un precedente rispetto a quello che può star succedendo all'interno della vignetta e poi dare una conclusione della storia. Anche questo test ci dà moltissime informazioni, è molto ricco proprio perché si divide in due grandi aree, un'area adattiva e un'area invece più clinica, diciamo, dove emergono poi le questioni più controverse dello sviluppo evolutivo relazionale del minore, che ci danno informazioni sulla capacità di descrivere il tema. Anche qui c'è una scala di risposte popolari, per esempio. Ci danno delle informazioni sulle risorse che possiede il minore, le risorse a livello psicologico, su come riesce ad identificare il problema presentato dalla tavola, come eventualmente risolvere la situazione problematica e quali emozioni e sentimenti riesce a, come dire, far emergere all'interno del racconto. Ovviamente queste capacità non sono sempre presenti e quindi poi vengono saturate le scale cliniche, come per esempio se ci sono esiti disadattivi, maladattivi, se c'è la presenza di morte dei personaggi, come anche di eccessiva violenza intrafamiliare piuttosto che all'interno delle relazioni che il bambino racconta dei personaggi, o anche se ci inserisce proprio tutta una serie di propri indicatori, di proprie informazioni che fanno proprio parte del soggetto, no? E che non c'entrano minimamente con il percetto che viene messo davanti al bambino. Ecco, queste sono tutte informazioni molto preziose che poi vanno ad integrare tutto il lavoro testale. Questo è un po', ecco, una panoramica di quello che succede, di quali sono i vari step, no? Ecco, che il testista, insomma, è un po' chiamato a valutare. Al termine, diciamo, della valutazione vera e propria, ovviamente deve mettere insieme tutte queste informazioni e riuscire a creare un quadro composito da poter condividere poi con il collega CTU per poter, come dire, appunto, mettere insieme un po' le informazioni, no? E dare un quadro complesso nel funzionamento del minore, proprio al fine di rispondere di nuovo, no? Alla domanda iniziale, che era quella un po' della capacità di rendere testimonianza. Tutto questo processo poi viene esita in una relazione scritta, che poi ovviamente verrà inserita all'interno della relazione testale, della relazione, scusatemi, del consulente tecnico, come una parte appunto integrante di tutto il lavoro. Io mi fermerei qui. Questa era l'ultima slide, quindi provo a chiudere la condivisione. Vediamo se lascio, ditemi voi se devo lasciare le slide, se chiudete. Marta, forse se avete finito con le slide puoi togliere lo schermo condiviso. Okay. Lo devo fare io? Sì. Ah, allora, aspetta. Interrompi, ecco fatto. Ok. Allora, ci sono un po' di domande. Ok. Vi faccio se non avete altre cose da aggiungere. Ma diciamo che l'ambito è molto ampio, complesso, potremmo star qua a parlarne tutto il giorno, quindi forse le domande ci possono aiutare ad approfondire qualcosa che incuriosisce le persone che ci ascoltano. Ok. Allora, una collega chiede: buongiorno, ringrazio per la chiarezza espositiva, collaboro come psicoterapeuta con una comunità di minori con esperienze sfavorevoli infantili e spesso sono necessari mesi per mettere il minore nella condizione di ricordare e recuperare i vissuti traumatici. Spesso questo avviene solo parzialmente, perché essere ospiti di comunità comporta una serie di meccanismi di protezione che ostacolano l'emergere completo dei ricordi. È possibile che la testimonianza del minore sia più facilmente contestabile, con tutto quello che comporta nei termini di credibilità rispetto ai vissuti del minore, proprio perché il bambino non è ancora pronto a ricordare tutto ciò che ha difensivamente rimosso? Allora,
Ovviamente stiamo parlando di minori, spessissimo di minori già con degli elementi di compromissione, oppure che a seguito degli eventi, come dire, subiti, no? Anche strutturano dei quadri proprio psicopatologici anche significativamente gravi. Tendo un po', come dire, a pulire la questione, nel senso che un conto è l'ambito clinico e quindi la necessità di elaborare, no? Il percorso di vita e le esperienze vissute. Un conto è molto più ristretto, no? È invece questa fase. La raccolta testimoniale, ci sono anche dei minori che di fronte al giudice non, come dire, non rievocano. Perché non riescono o non vogliono rievocare, appunto, anche a volte a protezione proprio dei genitori o dei fratelli, nel momento in cui parliamo di quindi, situazioni intrafamiliari. Dal punto di vista, diciamo, del giudice, cioè, quindi del percorso, diciamo, giudiziario, l'esame testimoniale è significativo, molto importante, è tutto quello che ci siamo detti, ma non è l'unico elemento su cui si basa una sentenza. Come dicevo, si inserisce all'interno di una raccolta di informazioni che prevede anche tanti altri strumenti, quindi nel momento in cui il minore non è in grado di narrare o non vuole, perché poi ci sono anche ovviamente queste situazioni, in realtà il giudice, come ad esempio, l'attendibilità testimoniale non è comprovata dal CTU, e quindi questo elemento, no, si inserisce all'interno della necessità di, come dire, mettere da parte la testimonianza in via totale. Okay. Quindi il giudice di fronte a una valutazione di non attendibilità del minore non può fare riferimento all'attendibilità in termini di prova provata, oppure si deve rivedere in maniera significativa, no? La validità di quella testimonianza. In realtà il giudice ha tante altre fonti di informazioni su cui decidere se procedere e come procedere, no? Con il fatto che effettivamente la testimonianza, come dire, ha una specificità e anche un valore molto significativo, però, come dire, non è l'unica fonte di informazioni. Quindi, dal punto di vista giudiziario, ma poi qua si apre un discorso proprio che ha a che fare con i giuristi, con i magistrati, su cui noi abbiamo ben poco da dire, perché non sappiamo poi, no? Cosa rientra la presa di decisione? Cioè, non sappiamo, non siamo giuristi, non è nostra competenza, no? Nostra competenza si inserisce nel, come dire, dare una risposta in termini appunto di attendibilità alla testimonianza. Ovviamente noi abbiamo anche una lettura clinica, no? E quindi ci possiamo anche esprimere nel momento in cui la dimensione di attendibilità che abbiamo visto anche rispetto a tutti questi elementi funzionali, psicopatologici, eccetera, si iscrive all'interno di una condizione contestuale che influenza molto la possibilità di esprimersi liberamente da parte del minore, motivo per cui di solito comunque conosciamo gli educatori si occupano di lui piuttosto che i genitori, le figure significative, anche per rappresentarci quella dimensione contestuale in cui si inserisce il procedimento, no? E noi, come dire, se abbiamo qualcosa da dire al giudice da questo punto di vista, possiamo esporci. Quindi, come dire, all'interno della valutazione dell'attendibilità testimoniale ci sono anche tutti questi elementi, no? Di contesto che noi possiamo rendere se, come dire, riusciamo a, come dire, a integrarli, no? Proprio anche come dato
all'interno dell'iter peritale. Non so se Marta vuole aggiungere qualcosa. Sì, mi viene da aggiungere solo questo, no? Cioè il fatto che noi siamo chiamati, scusate, siamo chiamati a valutare l'attendibilità, e secondo me questo è fondamentale averlo sempre bene in mente, perché nessuno mai ci chiederà, e non è nostra competenza farlo in questa sede, sapere se il fatto è veramente accaduto, se la credibilità del minore è mantenuta, perché questi sono tutti elementi che, come dire, che stanno nelle mani del giudice, ecco, o comunque insomma che poi vengono, eventualmente dovesse essere successo il fatto, come dire, la questione del, diciamo, della traumatizzazione viene poi lavorata, diciamo, in altri contesti. Ecco, noi abbiamo un mandato specifico, no? E quindi questo anche pulisce un po' il campo dall'interferenza. Ecco, è chiaro che noi dobbiamo avere in mente queste informazioni e tutto il contesto, quello che succede, appunto, come diceva Francesca, abbiamo un senso clinico e possiamo anche riportare, no, tutta una serie di informazioni, però poi il compito che ci viene chiesto è proprio questo specifico. Grazie. Allora, me ne faccio un'altra. Se un bambino testato risulta altamente suggestionabile, quali considerazioni rispetto al contesto relazionale di riferimento, oltre che alle sue modalità di percepire e agire i dati reali, è possibile fare? Un bambino altamente suggestionabile è un elemento che deve essere messo all'interno del quadro. Come diceva un pochino anche Marta prima, con riferimento anche al ritardo cognitivo, eccetera. Non significa. Allora, in realtà l'attendibilità testimoniale è una considerazione su cui si esprime il consulente, che deve tenere insieme poi alla fine gli elementi di complessità. Cioè, spiegata dalle slide sembra facile, poi da quel momento in cui abbiamo di fronte il minore, allora, come dicevamo, abbiamo minori che effettivamente potrebbero essere stati traumatizzati da quello che è successo, e su cui questo ha un effetto. Abbiamo minori multitraumatizzati, quindi in cui quello che potrebbe essere accaduto in realtà si somma a un contesto di vita in cui ci sono già delle dimensioni traumatiche che noi, come dire, raccogliamo all'interno dell'analisi. Ci sono minori con disturbi di personalità, quando noi parliamo soprattutto degli adolescenti, già significativamente organizzati. Abbiamo minori che noi valutiamo che arrivano, ci portano delle comunità terapeutiche, quindi anche con delle compromissioni a livello psicopatologico di gravità significativa. Abbiamo minori con ritardo mentale. Tutto questo per dire che se fosse, come dire, se bastasse una certificazione per dire che un minore quindi non è attendibile, il nostro approfondimento non avrebbe senso. E il nostro approfondimento cioè è veramente molto raro la condizione in cui arriva da questo contesto un minore che non ha segni psicopatologici evidenti, con un quoziente nella norma, con tutte delle abilità nella norma, cioè con un profilo pulito, no? È veramente raro, cioè lì, vabbè, andiamo a casa sereni, non so come dire. Non succede quasi mai. Di solito noi lavoriamo proprio all'interno di una dimensione di compromissione che può essere di varia natura, no? L'elemento della suggestionabilità è un elemento sicuramente critico, perché significa che quel minore potrebbe aver, come dire, subito delle pressioni per, come dire, segnalato alcune cose, oppure può essere grandemente influenzato nella sua protezione, no? Di quella che è la traccia amnestica. Però questo si deve iscrivere in una lettura che è molto complessa, molto composita, e su cui il consulente di volta in volta, in base anche a tutti gli altri elementi, può capire se quell'elemento di suggestionabilità è qualcosa che si iscrive poi in un funzionamento, no? Che rende effettivamente compromessa l'attendibilità testimoniale, oppure è un elemento che
insieme agli altri e forse anche valutato il fatto che non ci sono state delle interferenze, che non ci sono state delle pressioni rispetto a quello che è. Il percorso che si evidenzia tra la prima fase testimoniale della polizia, la seconda, no? Perché è lì che anche la suggestionabilità può, come dire, darci dei problemi. E quindi pulita il quadro rispetto agli altri elementi, rispetto agli elementi contestuali e effettivamente come è stata gestita la problematica sia a livello familiare che oppure comunitario, oppure scolastico, eccetera, eccetera, dipende anche da dove è emersa, possiamo, come dire, evidenziare che quella fragilità c'è, ma che non costituisce una problematica in termini di attendibilità. Noi spesso dobbiamo, come dire, il consulente, poi alla fine, è chiamato ad esprimersi rispetto alla complessità di dati, no, che noi raccogliamo e la possibilità di metterli insieme. Un primo livello della messa insieme dei dati è quello dell'analisi testale, in cui si evidenzia il profilo di funzionamento. Il consulente integra i dati testali con quelli clinici e quelli contestuali, no? E quindi fa un'ulteriore, come dire, valutazione. Valutazione su cui siamo chiamati ad esprimerci, e tra l'altro vi segnalo non solo in termini scritti. Alla fine di tutte queste consulenze c'è un'udienza predisposta per il CTU, per l'esame della CTU. Quindi comunque il consulente deve difendere la propria posizione in udienza, è proprio prassi in questi casi, quindi di fronte al giudice, gli avvocati vari, il PM, il consulente di parte che in sede proprio di udienza rivolgono delle domande al consulente. Quindi anche per, come dire, rendere un po' il senso di responsabilità, che ci assumiamo, tra l'altro non solo per via scritta, come di solito accade nel civile, no? In cui si deposita una proposta al giudice, poi ovviamente tutto un altro ambito, ma qui, cioè, come dire, il consulente è chiamato anche a rispondere a quelle che sono anche le critiche, no? Da parte di non tecnici, che forse spesso è ancora più difficile che lavorare con i consulenti di parte, che sono degli psicologi, e che quindi condividono un lessico. Tirare le file è complesso, questo sicuramente. E scusatemi, ho una curiosità personale invece, la batteria testistica la definite voi, cioè la definisce il clinico, la pensa lo psicologo oppure ci sono delle linee guida da rispettare rispetto agli strumenti da utilizzare? Allora, linee guida dettagliate come quello che abbiamo presentato noi oggi, per intenderci, non ci sono. La scelta degli strumenti, poi io sono abituata a sceglierli insieme al testista. È vero anche che se ci sono dei consulenti di parte, la discussione deve passare, come tutta la metodologia della consulenza, attraverso il dialogo tra i consulenti, quindi deve essere comunque una decisione congiunta. Scusate, attacco solo il caricabatterie. Marta, magari vuole aggiungere qualcosa. Sì, no, è proprio così e anche mi viene da aggiungere che poi insomma, uno magari si costruisce una batteria che gli sembra appropriata per quella determinata situazione e poi ci si scontra con ovviamente la soggettività. Ci è capitata una delle ultime consulenze a Francesca dove abbiamo incontrato questa ragazzina molto compromessa. Che per una lunga serie di settimane non si è presentata ai test ed era molto in difficoltà. Io, come dire, sono riuscita a contattarla un po' telefonicamente per cercare di riuscire a riagganciarla perché era anche fuori di casa, insomma, c'era tutta una situazione veramente complessa. In quel caso noi avevamo ipotizzato tutta una serie di test che poi non è stato possibile obiettivamente realizzare, proprio perché la compromissione era tale che insomma, si dovesse poi prendere quello che si poteva prendere, ecco, quindi poi questo anche è, come dire, il bello della diretta, mettiamo così, no? Cioè il fatto che davvero uno poi si debba confrontare sempre comunque con la soggettività di chi ha davanti e adattare anche, come dire, la metodologia a quello che
quello anche, come dire, proprio in una, in un'ottica comunque di tutela, perché i test, a maggior ragione in questo campo, sono comunque un momento piuttosto stressante per il minore, più o meno evidente, ecco, però in un quadro di compromissione anche di patologia di personalità, come era in quel caso, non era davvero utile nemmeno, ecco, stare ad insistere ad entrare troppo in una serie di lavori, di test, di richieste fatte a questa ragazzina, che poi non sarebbe stata in grado di rispondere, che avrebbe, come dire, complessificato ulteriormente il quadro, e che poi effettivamente quali informazioni in più ci avrebbe dato, ecco, e poi come poterle iscrivere queste informazioni all'interno di tutto il quadro della CTU, ecco, perché poi uno deve farsi anche questo tipo di domande, insomma, proprio per fare, come dire, un buon lavoro. Sì, mi vengono in mente anche altre situazioni in cui a volte questi minori sono in uno stato di acuzie, tra l'altro non è magari la prassi, però capita che dopo l'esame testimoniale, quindi l'audizione protetta, ci sia effettivamente una recrudescenza della psicopatologia e quindi di dover lavorare in perizia con una condizione anche di sofferenza soggettiva troppo significativa, che a volte dobbiamo sempre un po' chiederci, dato che noi sappiamo che le valutazioni testali in acuzie non hanno validità, anche, come dire, che senso hanno? E quando mi è capitato anche di dover fermare proprio delle perizie e attendere che il quadro si fosse stabilizzato per poter andare avanti, alcune perizie non si riescono a fare per proprio un grado di compromissione troppo significativo del minore, quindi abbiamo bisogno di lavorare sulle carte, perché se sono minori che fanno così male comunque sono visti da neuropsichiatri, da neuropsichiatria, o ricoverati, eccetera, quindi dover attingere da lì. Come dire, ovviamente questo sempre per far presente che sulla carta sembra facile, ma poi alla fine la realtà ti confronta con condizioni anche a volte estreme, perché stiamo parlando ovviamente anche di verificati o non verificati, come dire, di possibili abusi sessuali, quindi anche di esperienze estremamente traumatiche che su, come dire, configurazioni di personalità con degli elementi di fragilità possono proprio destabilizzare in maniera veramente significativa, no? Sì. Grazie. Allora, un'altra domanda. In considerazione del fatto che il minore presunta vittima è presuntamente traumatizzato, quali strumenti si usano per valutare i presunti esiti e i funzionamenti post-traumatici? Come si distingue ciò che è post-traumatico da ciò che è psicopatologico preesistente? È una bella domanda, perché è sicuramente il tema. Cioè, noi dovremmo in qualche modo come lavorare sulla situazione di presunto trauma come se noi non potessimo avere la certezza di un trauma, ecco, e quindi diventa tutto molto complicato. Oltretutto è anche molto complicato capire se alcune questioni sono, come dire, di evoluzione psicopatologica, effettivamente derivano dall'evento o sono pregresse. Non sempre noi abbiamo la possibilità di comprenderlo con certezza, cioè a volte abbiamo solo una descrittiva di genitori, a volte anche senza una raffinatezza di competenze genitoriali, che ci delineano un quadro poco preciso, no, dell'evoluzione. Siamo fortunati se questi minori sono già stati visti da altri specialisti, allora possiamo, come dire, effettivamente ricostruire in maniera più precisa sia dalla documentazione clinica che dal confronto con gli psichiatri, i neuropsichiatri, gli psicologi che hanno preso in carico questi minori, no? Un po' l'evoluzione, e quindi farci un'idea più precisa. A volte, anche banalmente, anche tutta la dimensione più cognitiva potrebbe essere inficiata da un evento del genere che causa, no?
una sofferenza soggettiva, a volte, cioè, e ricostruire se effettivamente è causato pregresso non è semplice. Bisogna anche parlare del fatto che tempo fa questo tipo di perizia era formulata in modo molto diverso, di consulenza era formulata in modo molto diverso e si chiedeva ai consulenti di esprimersi rispetto al trauma sessuale. Dal punto di vista invece dei protocolli e dalle carte che sono state, come dire, elaborate, no? All'interno delle modalità di procedura, all'interno di questa dimensione di approfondimento peritale, è stato proprio scritto, i giudici lo sanno, che no, loro non possono più farci questa domanda, perché come sappiamo il disturbo post-traumatico da stress, che è una possibilità di evoluzione di questi quadri, non ha degli indicatori specifici per il trauma sessuale, ok? Quindi non c'è una definizione psicopatologico clinica specifica per il trauma sessuale che noi possiamo evincere in maniera un po', come dire, da astrologi, no? Noi dobbiamo attenerci a quella che è comunque la dimensione di configurazione clinica scientifica che ci fornisce, come dire, appunto la comunità scientifica, no? Quindi noi non esistono degli indicatori specifici che ci possono rispondere su questo, come anche Marta diceva, noi siamo psicologi, non possiamo quindi dire se è avvenuto il fatto, ok? Noi non accertiamo la verità, noi accertiamo le condizioni psicologiche. In questo senso quindi i giudici appunto lo sanno, a volte lo fanno ancora, ci provano. A volte possiamo noi esporci nel dire se lo riteniamo, cioè se lo riteniamo in scienza e coscienza, no? Di verificare effettivamente una compatibilità con il quadro post-traumatico, possiamo anche esporci in qualche misura. Sicuramente noi poi dobbiamo difendere quello che scriviamo e, come dire, quindi saper molto bene come pesare le parole, le ipotesi e anche invece alcune certezze che possiamo dare, come quando definiamo un livello di quoziente intellettivo, no? Misurato attraverso un test validato. È anche una dimensione di lessico che si utilizza all'interno della consulenza e anche la possibilità di andare dal giudice a dire che, concludere che il consulente non ha gli elementi per esprimersi. Questa è un'altra possibilità. So Marta se vi voglio dire. Direi che è stato molto chiaro. Quindi vi chiedo allora anche rispetto a quello che avete appena detto, per esempio il test di Rorschach non permette in nessun modo di evidenziare degli indicatori ricorrenti rispetto alla presenza presunta di un abuso sessuale, oppure rispetto alla vostra esperienza avete notato che ci sono delle tematiche, dei contenuti che ricorrono, per esempio, degli indici che hanno dei valori di un certo tipo in vari protocolli dove c'è un'ipotesi di questo tipo? Rispondere tu, Marta. Ma sì, poi aggiungi Francesca, ma quello che mi viene da dire innanzitutto è che ci possono essere anche dei contenuti che possono alludere anche a livello simbolico, diciamo così, non solo nel test di Rorschach. Non so, mi è capitato ultimamente un bambino molto piccolo che così nell'eloquio spontaneo ha portato tutta una serie di contenuti che effettivamente, sapendo poi a posteriori cosa fosse successo, cosa lui avesse raccontato al giudice, effettivamente fossero molto congruenti, no? Con quella storia e quella vicenda che lui aveva portato come potenzialmente vittimizzante, insomma. Quello che mi viene da dire è che da soli non ci possono dire niente di nuovo, no? Cioè devono essere comunque iscritti sempre all'interno di una valutazione più ampia, e quindi anche un singolo indice, no? Che si alza o si abbassa a seconda
di quelle che sono le risposte date dal soggetto ci dice ben poco, ecco, se non all'interno del quadro più ampio, proprio per questo che è un lavoro complesso e che riuscire a dare una risposta, sì no, ecco, credo forse che abbiamo in questo lavoro, forse più che in altro, ma un po' in generale credo nella nostra pratica professionale, un po' la necessità e la difficoltà anche di avere a che fare con la frustrazione di una non saturazione delle risposte. È chiaro che appunto, non lo so, non siamo degli ingegneri che magari hanno più facilmente chiaro che il binario 0-1 sì no esiste, no? O per fortuna, ecco, c'è una stratificazione molto complessa in cui spesso ci sono anche degli elementi contrastanti che uno, come dire, anche, non so, banalmente un test ci dice una certa cosa, un altro test è come se andasse un po', magari leva dei costrutti simili, ci va a dire che invece il quadro è totalmente diverso, no? Quindi mettere insieme poi effettivamente questi elementi non è semplice, no? E forse non è neanche così giusto e corretto, no? Da un punto di vista professionale, etico e appunto della best practice, diciamo, farlo, no? Perché altrimenti si rischia davvero di eliminare delle parti, di far collassare poi tutti degli elementi anche contraddittori che forse fanno proprio parte di quel quadro lì e che vanno anche restituiti in questa forma al giudice, no? Come diceva Francesca, non sempre è possibile riuscire ad avere una risposta chiara, precisa e dire sì. Bollo come attendibile, no? Va bene, puoi procedere. Spesso appunto le cose sono più complesse, ecco. Non so, Francesca, tu se vuoi. No, su Rorschach ci serve come descrittiva un po' del funzionamento di personalità e come descrittiva un po' del mondo profondo del paziente. È utile integrarlo, no? Soprattutto nel momento in cui non c'è materiale clinico e quindi per completare, no? Quella dimensione di psicopatologia che chiede il giudice, no? Come dire, lavorare, cioè è un po' contraddittorio se vogliamo dal punto di vista clinico, però dal punto di vista giuridico, lavorare in quest'ambito partendo dal tema del trauma secondo me, è pericoloso. Bisognerebbe tenerlo il più possibile fuori dalla porta per cercare di capire quel paziente oggi, come dire, che competenze ha e cercare di ricostruirlo un po' al netto della psicopatologia per poi, come dire, integrare quell'elemento un po' a posteriori, no? Per chiudere la valutazione, concludere una perizia del genere dicendo che c'è un disturbo post-traumatico originato da quello che è successo. È molto pericoloso perché potrebbe essere invalidata, ecco, proprio perché non sappiamo che cosa è successo e quindi non sappiamo a quel livello, non c'è stata una definizione, come dire, giuridica di quello che è avvenuto e non sappiamo se il trauma effettivamente c'è, se è stato immaginato, se è stato malinterpretato, se è stato ampliato nella mente di queste persone che segnalano quello. Queste esperienze, e ovviamente noi siamo in fase di indagine, quindi non c'è nulla che ci può portare, non abbiamo evidenza del dato di realtà su questo. Dobbiamo muoverci un po' tenendolo un po' a lato, ecco. Altrimenti rischiamo di compromettere il nostro lavoro, penso. Certo. Grazie mille. Allora, prima di chiudere, vi faccio due domande che sono arrivate un po' più tecniche, che è una, dove si reperisce il test FOPA, il FOPA test e anche l'Inventory of Personality Organization? Chiedono dove. Ma allora, noi spesso, cioè, sono test. Ah, scusa, vuoi rispondere tu? Vai, vai. No, sono test che si trovano nella letteratura scientifica. Cioè, molto spesso in quest'ambito l'idea è di rimanere anche sempre molto aggiornati rispetto alle
all'utilizzo dei test. A volte siamo talmente aggiornati che non abbiamo ancora le validazioni compiute in Italia, ma già proviamo ad utilizzare degli strumenti che si usano in America, proprio per poter raggiungere, come dire, una completezza di un quadro, ovviamente, come dire, tenuti buoni quegli elementi che, su cui ovviamente dobbiamo sempre definire dal punto di vista della relazione diagnostica quali sono i principi di utilizzo. Però devo dire che l'intento qui è sempre quello di fare riferimento alle tecnologie, diciamo, testali più avanzate possibili, proprio perché in quest'ambito, questa dimensione di lavoro è anche molto in divenire in letteratura, no? C'è un ampio movimento da questo punto di vista. Non so se vuoi integrare, Marta. Sì, sì, no, rispetto appunto alle domande che chiedevano, appunto, sull'IPO non abbiamo ancora la validazione italiana, però potete trovare il paper sulle banche dati e partire da lì, ecco, per farvi un'idea anche meglio di quali siano le dimensioni e i fattori, insomma, che questo test va a saturare. E appunto trovate l'articolo di Preti, Prunas e colleghi sulle banche dati, che si intitola The Facets of Identity Personality Pathology Assessment through the Inventory of Personality Organization, quindi quello può essere un buon punto di partenza, così come anche il FOPA, insomma, fa appunto tutto riferimento alla teoria della mente, quindi Baron e Cohen e tutti gli studi che afferiscono a questi due autori, e quindi partirei da lì, ecco, se volete fare una ricerca su questi due strumenti. Appunto, come diceva Francesca, è un po' importante anche seguire un po', ecco, un po' questo tipo di aggiornamento, anche appunto non solo a livello nazionale, perché appunto a volte spesso da noi le cose arrivano sempre un pochino in ritardo, ecco, ma potersi un po' aggiornare in questo senso, proprio anche per una questione di nuovo, no? Di best practice, la possibilità di rispondere sempre meglio, ecco, a un problema complesso. Va bene, grazie, grazie mille. Allora, abbiamo esaurito tutte le domande e niente, vi ringrazio molto per la presentazione, che è stata molto interessante, molto chiara, e ringrazio anche i partecipanti, che sono stati numerosissimi fino alla fine, e spero di riorganizzare presto un altro Focus On con voi, come ogni anno ormai, per mantenere la tradizione. E invece, per quanto riguarda, ecco, una nota tecnica ai partecipanti, le slide non sono riuscita a condividerle tramite WeTransfer per un problema tecnico. Quindi dovete scrivermi alla mail bibliotecatest@opl.it e io ve le mando per mail a tutti quelli che cioè tutte le mail che mi arrivano, vi rispondo e vi allego le slide. Va bene, allora ci possiamo salutare. Grazie. E buon weekend. Grazie. Grazie. Grazie di tutto. Grazie. Grazie. Grazie.